Leonzio Pilato, su Leonzio Pilato, quando ho deciso di scrivere la storia, la biografia romanzata di questo grandissimo letterato che fino agli anni 70 era quasi sconosciuto, ma che poi lo si sapeva da prima, ma che comunque poi si è visto che è il padre dell'umanesimo occidentale e che subì una forma di determinatio memoria a causa dei contrasti che lui ebbe con Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, niente poco di meno. Ecco, questa cosa mi ha fin dall'inizio preso e affascinato. Dopo un convegno che facemmo a Reggio Calabria nel 2000, io assessore alla cultura della provincia di Reggio Calabria, su Petrarca e il mondo greco, e qui il personaggio principale che si andava a studiare era appunto Leonzio Pilato. Chi era Leonzio Pilato? Leonzio Pilato viene descritto per la prima volta da Boccaccio nella Genealogia degli Dei Gentili, nel quindicesimo libro della Genealogia, dove lui dice, nei suoi racconti, nei personaggi che di più lo influenzarono, Boccaccio descrive questo personaggio. Dice Leonzio Pilato era, lui si dice di essere un greco di Tessalonica, un uomo dall'aspetto brutto, dalla faccia nera, dai capelli. Tra l'altro c'è anche quella conferenza che organizzammo alla provincia. Quella là. Leonzio Pilato che era costui come associazione lavorativa. Sì, quella là. E dice con i capelli non curati, la faccia scura, dall'atteggiamento ostile verso tutti, chiuso in se stesso, lo descriveva in questa maniera proprio tipica di come molte volte si descrivono i meridionali. Però, dice Boccaccio, nella sua onestà intellettuale, dice, però Leonzio era la più grande mente che esisteva in Europa, che sapeva di conoscenza dei miti e delle favole greche. Era il più grande interprete della letteratura greca. Ecco, dire queste cose per uno che invece passava ed era fino agli anni 70 sconosciuto fondamentalmente. Allora, a me questa cosa mi ha influenzato molto, tant'è vero che facemmo un convegno a Reggio Calabria nel 2000 dove portammo i codici Leontei che si trovano conservati nella Marciana di Venezia. I codici Leontei sono niente poco di meno che la traduzione per la prima volta al mondo dal greco in latino dell'Iliade e dell'Odissea, cioè il grande patrimonio della letteratura greca classica veniva introitato in Occidente perché veniva tradotto in latino, quindi chiunque poteva leggere, ma non solo poteva leggere. Perché l'Iliade e l'Odissea, la conoscenza dell'Iliade e l'Odissea, che era un cruccio di Francesco Petrarca, che non conosceva il greco e non riuscì mai a capire o a voler studiare o a capire il greco, era quel mezzo che ti permetteva di conoscere filosofia, storia, letteratura, geometria, arte militari, cioè ti apriva completamente il mondo greco, perché l'Iliade e l'Odissea, come sappiamo, sono, possiamo dire, è l'apice della letteratura mondiale. Cioè, e prima tutto ciò che si fa è sempre riferito all'Iliade e l'Odissea, anche se nessuno la conosce o chi la conosce. Per cui introitare in Occidente questa cosa, e questo fu Leonzio Pilato che lo fece, questo sciancato meridionale nato qui a Seminara, che si formò con Barlam, lo dice Boccaccio, dice Leonzio era un auditor di Barlam, cioè un allievo, per essere un allievo da ragazzino, quindi fu qui con lui. E noi incominciamo a conoscere Leonzio Pilato quando Agostino Portusi, negli anni tra la fine del 60 e gli inizi del 70, si accorse che i codici Leontei conservati a Venezia, che non si sapeva chi fosse l'autore, a un certo punto si accorse, perché aveva visto altri scritti di Leonzio, si accorse che erano quelli che Leonzio Pilato tra il 1358 e il 1360 tradusse a Firenze insieme ospite di Boccaccio su committenza di Francesco Petrarca.
Quindi io racconto l'epopea di Leonzio partendo dalla sua infanzia, che è l'unica parte romanzata del romanzo, della sua infanzia qui a Seminara, proprio in questi luoghi. Racconto la sua lotta per mantenere e per dare e mantenere la sua tradizione greca, perché in quel periodo vi era una feroce repressione da parte degli angioini che volevano la latinizzazione forzata, imposero la latinizzazione forzata, e questa era terra di greci che parlavano greco per lingua, letteratura, religione, cultura, atti giuridici, erano tutti greci. E quindi lui, Leonzio, questa forma di resistenza, dove racconto episodi anche tragici, che lui visse in una grotta qui come eremita perché era perseguitato, Barlam che lo protesse finché poté, perché poi Barlam andò a Costantinopoli diventando la figura cardine dell'impero romano d'Oriente, fu il teologo, diciamo, di riferimento dell'impero romano d'Oriente. E Leonzio invece combatté tutta la sua storia, poi si ricongiunse con Barlam nel 1341-42 a Napoli, e di lì iniziò a raccontare questo rapporto che nel 1358 incominciò ad avere con Petrarca a Padova, sotto il palazzo della ragione di Padova, e lì lui conobbe Petrarca, che gli affidò la traduzione, sapendo Petrarca andava alla, aveva un manoscritto dell'Iliade trafugato, perché Petrarca, come si sa, era ricchissimo e anche venne sospettato di procurarsi manoscritti in modo illegale, di traffico di manoscritti. Aveva questo manoscritto che gli era stato regalato dall'impero, dall'ambasciatore di Bisanzio a Venezia, Sigero, però non sapeva, non trovava nessuno che lo potesse tradurre, finché per caso trovò questo Leonzio che cercava l'elemosina davanti al palazzo della regione a Padova, l'elemosina per mantenersi agli studi dello Studium di Padova, e lì, ecco, Petrarca gli si aprì un mondo, perché Leonzio incominciò a tradurre. Poi entrò in conflitto feroce con Petrarca, dove io lo documento e lo scrivo nel romanzo, il conflitto feroce per come intendere il modo di fare una traduzione del greco in latino. Cioè, Leonzio, secondo l'insegnamento dei padri antichi, traduceva parola per parola, Petrarca invece voleva una traduzione libera e che ci desse il senso. Petrarca, invece, Leonzio, per la scuola, appunto, traduceva in quella maniera. E a un certo punto Leonzio abbandonò il Petrarca, lo lasciò e se ne andò, buttandolo nella disperazione, dopo aver tradotto fino al quinto libro dell'Iliade, verso 3800 qualcosa, e lo abbandonò e se ne andò. Stava andando verso Avignone, dove c'erano Barlam, era morto 12 anni, dove c'erano però ancora gli allievi di Barlam ad Avignone. Andava verso lì lo intercettò il Boccaccio e lo portò con sé a Firenze, dove gli fece dare dalla Repubblica Fiorentina un pubblico stipendio per l'istituzione della prima cattedra di greco in Italia, e contemporaneamente in quei due anni Leonzio tradusse tutta l'Iliade e tutta l'Odissea, tradusse le pandette di Giustiniano a Pisa, e la traduzione non piacque al Petrarca. E ci fu una furibonda lite tra i due a livello intellettuale, che io descrivo in Leonzio. E in questo si incontrano a Venezia col Petrarca, dove Petrarca gli chiede i manoscritti, però li aveva conservati, li aveva furbescamente Boccaccio, perché dai manoscritti aveva preso, voleva prima conoscere lui il libro dell'Odissea. E poi Leonzio, dopo la rottura con il Petrarca, abbandona l'Italia, va a Costantinopoli. A Costantinopoli traduce la fisica di Aristotele, torna in latino, torna in Italia, e alla vista di Venezia viene, si racconta che la morte avvenne in un modo come solo gli dèi può accadere, cioè che lui
mentre era sull'albero di Trinchetto, lo colpisce un fulmine. Questa è la grande epopea, è la cosa, un romanzo più completo che si possa scrivere sulla vita di Leonzio Pilato, tutto documentato, tutto messo lì, tutto fatto. E questo è Leonzio Pilato.